Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale del vostro palazzone. Oggi siamo tornati con un video speciale perché oggi siamo tornati con la Mystery Box del buon Federic 95. Detto questo ragazzi, vi avevo chiesto più o meno oltre un mese fa di raggiungere 150 like e il video ne ha fatti quasi 400 per portarvi l'altra Mystery Box. Non è mai tornata disponibile all'interno del Federic Store e dunque ho deciso, visto che l'avevo promesso, di comprare la stessa Mystery Box che avevo portato più di un mese fa. Però ragazzi, ci tengo, mi raccomando, a sfidarvi. Se questo video raggiunge 350 mi piace, appena tornerà disponibile la prima Mystery Box, che non è quella in prima edizione ma quella tra virgolette standard, ve la porto immediatamente sul canale. Mi raccomando, 350 like e noi iniziamo con lo spacchettamento. Prima di iniziare a spacchettare ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il mio link Instagram, mi raccomando venite a seguirmi, e Movie Mania sul Mona, mi raccomando acquistate, c'è già in pre-order Chilling Regno Glaciale, codice Palaz, avete il 7% di sconto su tutto il card game. Inoltre trovate il gruppo Telegram di Dan, mi raccomando, per restare aggiornati alle ultime novità Pokémon e per vendere le vostre carte, mi raccomando entrate anche su Telegram. Dunque ragazzi, ci tengo a dirvi che non ho preso nessun accordo con Fede, lo conosco, se dovesse guardare questo video lo saluto, quindi mi auguro ci sia anzi una bustina vintage. Nel caso in cui non ci fosse, sono contento lo stesso, nel caso in cui ci fosse invece ribalto completamente il tavolo. Ragazzi, mi raccomando, spolliciate come dei matti. L'ultima volta abbiamo sculato un Hyper qua dentro, è stata una bella mystery box anche se non abbiamo trovato la vintage. Mi raccomando, distruggete di like questo video. Dunque, siamo pronti ad aprire la mystery box, che è appunto sigillata. Vediamo se riusciamo. Qui tra l'altro a destra vedete il Charizard di evoluzione che abbiamo pullato recentemente. Bella botta di fortuna. Bene, ce l'abbiamo fatta ragazzi, la mystery è aperta ufficialmente. Tiriamo su, ci dovrebbe essere appunto un po' di robettina al suo interno. Diciamo il messaggio, la lettera per ringraziamento è relativa al 25esimo anche anniversario, in cui dietro c'è un codice per gli acquisti, la penna del Federic Store, ma già lo sapete. I nostri pacchetti che andremo a togliere, dovrebbe essere 7 pacchetti, sì, che andiamo a appoggiare di qua, che ci sono anche un po' di robettine al suo interno. Allora, al suo interno troviamo una confezione di sleeve di Black and White, molto belle, già ne avevo una che ho tenuto nella mia appunto collezione. E poi troviamo un codicino mezzo distrutto di Sole Luna Ultra Prisma e due carte, una che è un Beldum firmato da Federic e l'altra è una carta giapponese ed è un Poliwhirl Regular Rare. Andiamo però a scoprire cosa sono questi 7 pacchettozzi all'interno di questa Mystery Box. Il primo pacchetto è un Sole Luna Tuoni Perduti, un set molto bello, diciamo caratterizzato dal signor Lugia o Lugia, come lo volete chiamare voi, che si può trovare nella versione Hyper e Full Art, che costa veramente tanto. L'altro pacchetto è un pacchettino di Apocalisse di Luce, ovviamente Sole Luna. Il terzo pacchetto è un Stili di Lotta, forse uno dei set col pool più basso in generale. Il quarto è un Sintonia Mentale, molto molto bene, ovviamente Mew e Mewtwo lo caratterizzano. L'altro pacchettino, Eclissi Cosmica, benissimo, mio set preferito, lo sapete benissimo ragazzi. E gli ultimi due pacchetti sono un Legamino Inossidabile e l'ultimo pacchetto invece è un Voltaggio Sfolgorante. Quindi anche in questo caso ragazzi, niente vintage, ma speriamo di rifarci con il pool dei pacchetti. Inizierei assolutamente da quello che reputo inferiore tra questi qua, ovvero Stili di Lotta, con un bel Urshifu davanti. Vediamo se almeno c'è un pull. Io Stili di Lotta, ragazzi, sapete bene che ho un rapporto non propriamente positivo. 1, 2, 3 e 4, ne buttiamo indietro. Energia Fuoco, Kit da Campeggio, Durant, Gurdur,
Bellsprout, Electabuzz, Gligar, Onedge, Scatterbug, la reverse è un Luxio e l'ultima carta è un Conseldurr. Ovviamente, come volevasi dimostrare, stili di lotta ce l'ha con me assolutamente. Quanti box ho aperto, ragazzi? Ho perso praticamente il conto. Ultimo pacchetto di spada e scudo, andiamo con Voltaggino. Tu hai un amazing, ragazzi, ci metto la firma in questo frangente, magari un bel Rayquaza non sarebbe assolutamente malaccio. Buttiamo indietro, eccolo qua, un altro codice per voi, 1, 2, 3, 4 e ci siamo con un'energia erba, energia aromatica, Dewott, Fabia, Rockruff, Voltorb, Nincada, Chimeko, Riolu, qua ci dovrebbe essere la reverse che è un Whismur e l'ultima carta è un Jolteon raro normale. Quindi due pacchetti al momento non ci hanno dato assolutamente neanche mezza gioia. Vediamo se Sole e Luna ci regala qualcosa di interessante e direi di partire con un bel apocalissino di luce. Non me lo ricordo questo set, ragazzi, vi devo dire la verità, non mi ricordo da più o meno cos'è caratterizzato, però spero, forse c'è qualcosina, però spero di trovare qualcosa, insomma, di bello, dai, di bello, una bella hyper, una bella full art. Codice per voi, 1, 2, 3 e 4, noi buttiamo indietro, sì, qua c'è qualcosa, ragazzi, dai, energia folletto, Gabite, Zaligo, Zygarde, Froakie, Espur, si vede sotto, che è un po' così. Credo sia una GX normale. Onedge, Noibat. Oh madonna, ho tirato su tutto. Gible, la reverse che è un Marowak di Alola. E l'ultima carta è una GX, un Zygarde GX. Proprio quello che c'era sulla copertina, tra virgolette, l'artwork del pacchetto. Bellino. Primo pull, un Zygarde GX che mettiamo qua. Io adesso direi che mi fiondo su un bel Tuoni Perduti. Pulla è un bel Lugia, ragazzi. Full art. Tra l'altro, oltre che essere una carta molto costosa, perché è una carta molto costosa il Lugia, è una carta veramente, veramente bella. Ecco qua il codice per voi. 1, 2, 3, 4. Noi buttiamo indietro e abbiamo un'energia fulmine. Una borsa avventura, forse c'è qualcosa, non lo so. Xatu, Sablaie, Pachirisu, Poplio, cosa stavo leggendo, Spinarak, Nincada, Blitzol, la reverse che è un Eevee e l'ultima carta è un'altra GX che è un Blacephalon GX ultra raro, praticamente due carte abbastanza bruttine, nel senso che non mi fanno impazzire in sé come Pokémon, però devo dire due pacchetti, due GX, insomma, niente, niente male. Tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che settimana prossima uscirà un video relativo ai nuovi, finalmente, set giapponesi che arriveranno qua in Italia, mi raccomando. Io direi di partire gli ultimi tre interessanti con un sintonia mentale, purtroppo non ci ha droppato chissà che fino ad adesso. Se droppasse qualcosa in questi set direi che sarebbe veramente una bella ciliegina. Il codice come sempre per voi, ragazzi, 1, 2, 3, 4, noi buttiamo indietro e energia lotta, Heracross, Coach, bellissimo col Pikachu dietro tra l'altro, Cresselia, c'è qualcosa, ragazzi, Drifloom, Dewpider, Kyogonal, Merani, Fomantis, la reverse che è un Cosmog e l'ultima carta credo sia anche in questo caso una GX, un Meowile GX regola, praticamente un pool di 3 GX normali. Meglio di niente, devo essere onesto, però niente di così interessante, diciamo. Passiamo a Legamino Inossidabile che contiene Reshizard, ma direi che trovarlo mi sembra abbastanza folle. C'è qualcosa, ragazzi, c'è qualcosa anche qui. Codice per voi, 1, 2, 3, 4. C'è qualcosa anche qui, credo sia una GX normale. E dacci questa hyper, questa full art. Energia acqua, Golbat, Metapod,
Torakat, Sendail, Oddish, bello, fatto come i manichini, Zubat, Koffing, Doduo, la reverse che è un Diglett e l'ultima carta, una Trainer Full Art, Trappola di Koga. Ragazzi, questo è un bel pullino. Che bello, artwork molto molto bello ragazzi, eh. Mamma mia, come sta andando questa mystery box però, eh? La scorsa volta un Blaziken Hyper e una GX, per adesso manca Eclissi Cosmica, ma penso che non ci sia niente. 3 GX e una Full Art Trainer, molto bene. Apriamo il mio set preferito, mi raccomando, se... il pacchetto è completamente distrutto. Mi raccomando, se non avete lasciato like, fatelo adesso. Arriviamo a 350 like, perché ragazzi, a me, nel senso, le mystery box non me le regala nessuno. Quindi supportate il palazzone, mi raccomando. E andiamo ad aprire il mio set assolutamente preferito. Magari tu hai un bel Pikachu fuori serie. Codice per voi. 1, 2, 3, 4, buttiamo indietro e ci siamo ragazzi. Ultimo pacchetto, energia, folletto, Tangrow, Primplup, Anorit, Onix, Tepig, Senshrew di Alola, Snorunt. Ricordo che al posto reverse potrebbe esserci una fuori serie, vediamo se ci sarà. Koffing, niente, Spill è la reverse e l'ultima carta è un Groudon raro. Peccato, il mio set preferito non ha droppato niente. Però ragazzi, la mystery box di Federic ci ha droppato un Meowile GX, un Blacephalon GX, Zygarde GX ed infine una trappola di Koga Trainer Full Art, anche abbastanza centrata, devo essere onesto. Devo dire, niente niente male. Io ragazzi vi saluto e vi ringrazio, mi raccomando 350 like e andiamo ad aprire l'altra mystery box, la prima, sperando che appunto la metta disponibile sullo store. Mi raccomando, in descrizione trovate tutti i link, Movie Mania, codice pazza 7%, il gruppo Telegram di Dan per vendere le vostre carte in maniera aggiornati e il mio profilo Instagram, venite a rompermi le balle, ciao!